Buongiorno, buongiorno e buon martedì 16 maggio. Ci siamo, care amiche e cari amici, ci siamo e vi invito sempre intanto a iscrivervi al mio canale YouTube. Cerchiamo di arrivare a 150.000 per soddisfazione. Vuol dire che la famiglia rossonera o la famiglia di appassionati di calcio o la famiglia e basta aumenta. Sempre attivate la campanella, sempre mettete il vostro like ai miei video se vi piacciono e cerchiamo di andare oltre i 1000, 2000. E non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ci siamo. Ci siamo arrivati alla partita che nessuno, questa partita di ritorno contro l'Inter, in un derby che nessuno voleva giocare, ma dopo 20 anni incredibilmente siamo ancora di fronte, sappiamo tutto, abbiamo parlato tanto della prima partita, abbiamo parlato tanto del momento dell'Inter, ormai diciamo il denominatore comune di tutti questi pronostici è partita ingiocabile per il Milan. In questi casi, signori, quando sei martello dai, quando sei incudine stai. In questo momento siamo in cudine, siamo in cudine. È inutile agitarsi, è inutile perdere energie. Dobbiamo passare queste ore. Poi chi lascerà il lavoro per andare davanti alla TV? Chi sta già viaggiando per tornare a Milano? Chi, non è un viaggio lungo per me, va a San Siro. Per questa partita che il Milan deve giocare per vincere. Attenzione alla sottigliezza. Non per vincere 1-0, 2-0, 3-0. Intanto deve giocare per vincere. Perché è il pensiero di Milanello, è il pensiero dei giocatori, è il pensiero di tutto l'ambiente. Se il Milan vince la partita, vuol dire che in ogni caso è andato vicino e può farlo al 2 di differenza. Se vince 2-1 può andare vicino al 3-1. Se vince 2-0 può tentare di eliminare l'Inter. L'importante è cercare di vincere. Quindi vincere, sapete cosa vuol dire? Non partire a 200 all'ora, magari segnare, speriamo, un gol e correre subito per segnare. No, giocare per vincere. Vincere vuol dire sfiorare addirittura la qualificazione. Quindi questo deve essere l'atteggiamento intelligente della squadra. Razionalmente, signori, se noi esaminiamo la partita contro la Lazio, l'ultima bella partita del Milan, il Milan sul piano qualitativo ha tutte le possibilità. Non andiamo a esaminare la partita contro lo Spezia, perché uno dei problemi contro lo Spezia è stata proprio la mancanza di qualità, di fraseggio. Per il Milan ci ha abituato a superare le imprese più disperate. L'abbiamo detto più volte, lo spirito di Rio Ave. Ne abbiamo parlato con l'allenatore Pioli qualche settimana fa. Lo spirito di Rio Ave. Io c'ero in Portogallo, sotto una pioggia battente che arrivava dall'Atlantico. Pioggia battente ma sottilissima, fredda, che ti entrava nelle ossa. Ero lì in tribuna stampa, dietro di me c'era Ivan Gazzetti, Paolo Maldini, Ricky Massara, in una partita che il Milan ha perso 3 o 4 volte. È andato in svantaggio, ha subito, è andato in vantaggio, è andato a svantaggio, ha subito il 2-1, ormai era finita, stavo già andando a registrare il mio live reaction, non contento su un sediolo un po' distante dagli amici, dai colleghi, quando mi guardo e c'è un fallo sciocco da rigore e Çalhanoğlu, ricordate, pareggia sul 2-2. Poi la partita supplementare, ancora fatica, Milan non ha giocato bene, quella giocava con Maldini centravanti, non è il suo ruolo. Un Maldini che non aveva la maturità di oggi,
è un Maldini di 3 anni fa, non era certo il suo ruolo. Eppure il Milan poi arriva ai rigori, è sotto, gli avversari tirano un rigore decisivo, prendono palo palo, e con quello spirito, con quella voglia di crederci, con quella massima autostima, il Milan ha superato anche quell'ostacolo. Ne ha superati tanti per arrivare secondo in campionato, per arrivare primo in campionato, per arrivare in semifinale di Champions League. Lo spirito di Rio Ave, che si è visto nei momenti più difficili, più complicati. Certo, dicevo, sul piano della qualità del gioco, il Milan non è stato continuo, soprattutto in questo 2023. Ma dobbiamo assolutamente andare a San Siro tutti quanti in questa giornata che non finirà mai, con la convinzione, con la speranza, di incominciare a vedere il fraseggio del Milan, che si era visto nei primissimi minuti contro l'Inter, che poi con due schiaffi ha indirizzato il derby verso i colori nerazzurri. Chi sarà l'uomo? Intanto torna Leao. Non importa in quali condizioni sia Leao. L'importante è che ci sia 1, 2, 3 strappi, la sicurezza anche di Theo Hernandez, che ha in quel binario i movimenti con Leao, li conosce a memoria, e aumenta anche il rendimento di un binario di sinistra che è stata una delle fortune del Milan. Si parla tanto. Ecco, per i legittimi denigratori di Pioli, perché ognuno ha la sua idea, bene, pensano che questa partita possa essere decisiva sul futuro di Pioli. Da quello che so io a oggi, poi se cambiano idea, come dico sempre io, se cambiano idea loro, non prendetevela con me. Oggi vi dico qual è la idea della proprietà. Hanno più volte ribadito la massima fiducia a Pioli, e la massima fiducia viene addirittura da Gerry Cardinale, dalla Red Bird, dai proprietari del Milan. Poi a seguire, oltre che Maldini e Massara, anche Giorgio Furlani, che ritiene la figura giusta in questa fase storica del Milan. Si parla tanto Pioli out. Da quello che so, Pioli non rischia a oggi. Poi non so, speriamo che riesca intanto, e poi giudicheremo la stagione, ad arrivare fra i primi 4, e lì ci vorrà certamente l'intervento del Tribunale, perché arrivare fra i primi 4 in classifica sembra in questo momento molto molto complicato. Vedremo se arriverà fra i primi 4 il Milan, ripeto, ma bisognerà vedere cosa succede alla Juventus. Se alla Juventus succede qualcosa, il Milan ha delle eccellenti chance di arrivare ai primi 4. Chiaro che non potrà alzarlo come trofeo, perché poi sarebbe arrivato quinto, probabilmente. Però andiamo a vedere il risultato finale senza ulteriori commenti, e speriamo che riesca arrivare in questa posizione importante e fondamentale. Poi andremo a giudicare come è andata la stagione. Qualcuno metterà sul piatto la bilancia, la semifinale di Champions League, qualcun altro no. Ma tutto questo lo esamineremo dopo la partita, perché il Milan ha 90 minuti, nonostante il pensiero sia, ve l'avevo detto che l'Inter sarebbe andata in finale. È la prima volta che mi capita che prima di giocare una partita si sappia già sicuramente il risultato. Proprio il calcio che ci ha abituato a dei risultati stranissimi, perché si parla del famoso 5 maggio dell'Inter contro la Lazio, ma io c'ero, indipendentemente da quel risultato, a Torino nell'86, quando il Milan perde 1-0 con la Juventus, un Milan che non contava nulla per quello che riguarda il vertice della classifica, e il Lecce
batteva incredibilmente la Roma, regalando, mettendo su un piatto d'argento, lo scudetto alla Juventus. Ci sono mille di questi risultati. Dobbiamo attaccarci all'esoterismo? Dobbiamo attaccarci alla superstizione? Dobbiamo attaccarci all'imprevedibilità del calcio? No, dobbiamo sperare solo una cosa, che in campo entri il vero fuoriclasse, o meglio, rientri il vero fuoriclasse del Milan, che ha giocato poco in questa stagione, qualche partita, soprattutto in Champions League, ma in tante partite è risultato assente. E il fuoriclasse del Milan, l'ho detto più di una volta, è il gioco. Il gioco, non Leao, non Teo Hernandez, non Maignan, grandi individualità, grandi solisti, ma non certamente vengono esaltati, viene esaltata la loro classe se non c'è lo spartito, come lo chiamava, l'orchestra, come lo chiamava Arrigo Sacchi. Io voglio vedere i primi fraseggi, le prime giocate. Voglio un Milan che onori la Champions League. Voglio un Milan che faccia ricredere Steven Gerrard. E se il Milan sarà un Milan da Champions League, allora ci potremo divertire. Perché la pressione è tutta sull'Inter. L'Inter è come un tennista che sta vincendo 6-0, 2 o 3-0. Quindi non aspetta altro che raccogliere. Quando però, e lo so bene per mia esperienza, perde due game, deve ritornare concentrata per riprendere una partita che pensava già finita e già vinta. Questo è quello che può capitare, questo è quello che deve mettere il Milan, deve far sì che l'Inter abbia questi sentimenti e queste titubanze. Ma lo deve fare giocando. Ormai tutti vanno a ripetere la vittoria in Supercoppa dell'Inter, gli ultimi 12 derby, va bene, Inter. Noi dobbiamo stare silenziosi, arrivare allo stadio, io salirò, sarò in curva con tutta la famiglia, con mia figlia, con mia moglie, tutti concentrati, in attesa, sperando innanzitutto di vedere i segnali subito. E poi, signori, non concentratevi su altro. Il Milan deve vincere la partita. Basterà, ripeto, non so se basterà per passare il turno, ma sicuramente vincendo la partita andrà molto vicino. E quando si va molto vicino si può anche carpire il risultato. Non riesco neanche a immaginare in questo momento quali sarebbe il subbuglio degli anni dei 500 milioni di tifosi del Milan se il 16 maggio diventasse una data storica. L'ho già detto negli altri video, abbiamo l'occasione di entrare nella storia. È un'occasione irripetibile per il gruppo dei ragazzi di oggi, per il Milan di oggi, per noi tifosi di oggi. È già bello essere a due gol, non a 5 gol, a 2 gol dal trionfo, a 2 gol dalla storia, a 2 gol dalla leggenda. Voi direte 3, incominciamo a portarne 2, poi vedremo. E ricordatevi sempre, tutto il giorno dovete ricordare, care amiche e cari amici, questa frase che ci deve accompagnare tutto il giorno: il più grande inganno del diavolo è stato quello di far credere al mondo che non esista. Vedremo se qualcuno cadrà in questo inganno del diavolo. L'inganno, il più grande inganno del diavolo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e ricordate, stiamo vivendo una giornata storica, stiamo sfiorando una giornata storica. Obiettivo: vincere!